universitari e anche presso il grande pubblico. Che il liceo scientifico, dove la componente scientifica è molto studiata e molto amata dagli studenti. A voi tutti un ringraziamento per questa iniziativa che la trovo davvero. Soprattutto dell'assessore della cultura per Giorgio Gonzalez, che è l'altra iniziativa e che auguro a tutti i porti saluti del dottor Catania, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Con tanti motivi, e credo il primo motivo è un motivo che deriva dal nome, no? L'Ateneo ha preso quando venne fondato, pensate, 13 anni fa, proprio il nome di Amedeo Avogadro. Se mi apre il cuore la prima alta sinistra. Sono stati incominciati, lo posso dire che ci fanno vedere qui leggermente invece rimpicciolirlo se si può. Vabbè, riuscite a vedere la pianta dell'edificio di Santa Chiara. Mostra in cui appunto la proprio chi prima di Avogadro ha fissato delle regole. Quindi in una reazione chimica la massa complessiva dei reagenti è uguale. Il gas dei suoi predecessori. In quel periodo lui è stato il periodo più creativo e più importante della sua vita scientifica ed è stato assegnato anche una svolta nella storia del mondo, perché che ci viene ora qui, come dire, ricordata addirittura dai chimici americani. Ma quando passata nel 1776 una famiglia di avvocati burocrati che avevano cominciato il loro lavoro. Vediamo un attimo le tappe storiche della vita di Avogadro. 13 anni, senatore, vediamolo brevemente, poi quando sarà pubblicato lo leggeremo. Nel Piemonte, 1806-1808, siamo in voti carbonari. Nel 1821 i voti carbonari, l'Università di Torino è chiusa, non riuscì a farsi sperimentare. Ha già accennato, forse è ancora un problema che abbiamo noi. Professoressa Teresa Celestino, un'insegnante di chimica che da Latina si è recata qui a Vercelli per dare al nostro istituto le giuste motivazioni di questa nomina di chimica per merito di innovazione nelle scienze chimiche. Sono qui in qualità di rappresentante della divisione americana di storia della chimica che fa parte a sua volta dell'ACS, cioè dell'American Chemical Society, la società americana di chimica che è la più grande società scientifica del mondo per numero di aderenti. Si tratta di un premio che è stato assegnato a questa scuola tramite una targa dedicata alla pubblicazione del 1811 di Amedeo Avogadro. E questo è un premio che va ogni anno ad una pubblicazione particolarmente significativa nel campo delle scienze chimiche. Allora, a chi va questo premio? In pratica c'è una commissione della divisione di storia della chimica di cui fanno parte professori universitari provenienti da varie parti del mondo, per la maggior parte americani, che conferiscono questo premio a pubblicazioni, brevetti o anche libri che hanno come rappresentato un punto di rottura delle conoscenze chimiche, quindi pubblicazioni particolarmente significative, importanti, che hanno portato a dei risultati straordinari, ma anche dalle applicazioni negli ambiti più espansivi. Il fatto che gli enzimi erano tutti gli effetti delle proteine è stata una rivoluzione nel campo delle scienze chimiche, ma non solo. Nel campo della biologia, perché sappiamo che gli enzimi sono importantissimi, sono delle componenti chiave per capire il comportamento delle cellule, e poi ovviamente anche nel campo medico, pensiamo a tutti i farmaci che sono stati progettati in funzione della conoscenza del meccanismo d'azione degli enzimi. Impatto durevole nel tempo, minimo 25 anni dalla data di pubblicazione, questa del 1811, l'anno scorso è stato celebrato insomma, l'anniversario, il bicentenario, quindi la pubblicazione di Avogadro è impatto durevolissimo nel tempo e sicuramente lo sarà per moltissimo altro tempo ancora. Allora, chi che può ricevere questo premio? Chiunque può avanzare una proposta di candidatura tramite una lista completa delle citazioni di letteratura scientifica della pubblicazione in oggetto e una lettera di motivazione.
citazione di massimo 200 parole in cui appunto si evidenziano quegli aspetti che sono stati sottolineati prima. E da chi è composta la commissione? Questo premio è stato deciso l'anno scorso, nel 2011. Vedete che ci sono i professori di varie provenienze, dall'Imperial College of London, di Harvard, da Caltech, e l'ultimo nella lista, vedete, è il professor Jeffrey Seaman dell'Università di Richmond, precedentemente l'anno scorso presidente della commissione, adesso segretario, che è stato colui che ha voluto fortemente questo premio, l'ha caldeggiato e alla fine è riuscito ad ottenere che la nomina appunto fosse conferita a questo istituto dove Amedeo Avogadro ha lavorato e insegnato. E lui mi ha scritto in una delle mail che ci siamo scambiati, ha detto: vorrei che qualcuno, passando, vedendo quella targa, dicesse: caspita, è successo proprio qui, in pratica. Quindi avere la consapevolezza, avere un qualcosa che testimoni, un oggetto fisico che testimoni il passaggio di Avogadro, che non sia appunto il classico busto, no? La fotografia, ma proprio la prima pagina della pubblicazione. Le precedenti edizioni, nelle precedenti edizioni sono stati conferiti premi ad altro tipo di pubblicazioni, giusto per fare qualche esempio. Vedete, la prima pubblicazione di Gomberg riguarda in pratica la fondazione della chimica dei radicali. In pratica questo scienziato ha scoperto che esistono delle specie chimiche chiamate radicali che sono state importantissime per capire il meccanismo di reazione di praticamente tantissime reazioni chimiche. La seconda, scritta, il titolo è scritto in tedesco, ma in pratica si parla di uno scienziato che ha fondato la chimica di coordinazione perché ha scoperto la configurazione ottaedrica dei metalli di transizione. Anche qui ricadute notevolissime, non soltanto nell'industria, perché i metalli di transizione hanno applicazioni vastissime, ma anche nella medicina. Pensiamo che questi farmaci sono presenti con questa configurazione ottaedrica, sono presenti anche come nei cocktail chemioterapici, per esempio. Lewis, che non ha sentito parlare delle strutture di Lewis, sicuramente questi studenti sì. Lino Spaulding, The Nature of the Chemical Bond, che ha sancito l'integrazione della meccanica quantistica nella chimica. La natura del legame chimico, pubblicazione celeberrima. Watson e Crick, la conoscono praticamente tutti. L'ultima riguarda l'assottigliamento dello strato di ozono. Anche questa ricadute di vastissima portata, pensiamo alle politiche ambientali, quella pubblicazione del 1974, nel 1990, molti anni dopo, ma non tantissimi, c'è stato il trattato di Montreal che ha impedito, limitato tantissimo, in molti paesi, l'impiego dei CFC, dei clorofluorocarburi, che appunto catalizzavano la distruzione dell'ozono causando l'assottigliamento dello strato di ozono con le conseguenze che noi conosciamo. Allora, chi è che sostiene questa divisione di storia della chimica? Dei fondi particolari dell'American Chemical Society, che sono sia destinati ad accordi con l'industria, ma anche dei fondi di Innovative Project Fund, che è praticamente rivolto al sostenimento dell'attività di soci, cioè dei fondi destinati a rendere attivi i membri con iniziative varie, anche tramite la partecipazione delle scuole. E gli autofinanziamenti della divisione di storia della chimica, offerte di individui singoli, attività di lavoro volontario e contributi di associazioni varie come scuole, università, centri di ricerca, biblioteche, musei, eccetera. E questa è praticamente una fotografia della targa che verrà scoperta. Vedete che, come è stato sottolineato prima, la pubblicazione è in francese per motivi geopolitici, culturali, e si pubblicava appunto, specialmente a quell'epoca, soprattutto il francese era la lingua delle scienze. E vedete che la pubblicazione è sotto forma di saggio, essè, e dice, dove dice in sostanza: gli studi di storia della scienza nelle università italiane sono in una situazione di stallo, stanno un po' languendo per vari motivi che non sto qui a sottolineare. E come ho sottolineato prima, l'approccio storico nell'insegnamento delle scienze è importante per gli insegnanti di scuola, è importante per la didattica,
Quindi il fatto che certi studi siano coltivati a livello universitario poi comporta tutta una serie di conseguenze anche della nostra attività. E un segnale negativo viene dal fatto che molti storici della scienza di stampo disciplinare, quindi storici della fisica, della chimica, della medicina, della biologia, hanno progressivamente convertito le loro cattedre in storia della scienza in senso generale. Questo non è un segnale positivo. Allora io credo tutto sommato che queste iniziative, quello che ha fatto questa scuola, questo progetto notevolissimo e anche questi piccoli ponti che vengono lanciati tra noi e le società straniere aiutino tantissimo a valorizzare il nostro patrimonio, perché l'Italia non è soltanto arte e monumenti, ma abbiamo un patrimonio storico scientifico di enorme valore, ed è un peccato che non venga coltivato, perché questa scuola rappresenta nel panorama generale, credo, un'eccezione. E quindi collaborare anche con delle iniziative di questo tipo, con delle società straniere, aiuta anche noi a, diciamo, rinfocolare la nostra tradizione e a farci rendere conto di quello che abbiamo sotto gli occhi, cui tante volte non pensiamo. Allora, questa è la lettera che il professor Siman, colui che ha voluto fortemente l'attribuzione di questa targa, ha scritto in modo che la leggessi, e dice: ancora una volta faccio le mie più sentite congratulazioni per questa occasione speciale che onora la grande pubblicazione del 1811 di Amedeo Avogadro, occasione voluta dalla divisione di storia della chimica dell'American Chemical Society per il conferimento di questo premio. Tale pubblicazione ha rivoluzionato le conoscenze teoriche e tuttora di vastissima applicazione e di impatto estremamente durevole nel tempo. Vorrei essere con voi in questo bellissimo giorno insieme per celebrare questa felice occasione. Mando i miei più caldi auguri a tutti voi, colleghi, studenti e amici. Congratulazioni ancora, gente Sima. Grazie, devo dire che è un ottimo intervento, molto apprezzato da parte nostra, e ringraziamo per l'odi fatte al nostro progetto. Ecco, a questo punto dobbiamo procedere con la cerimonia di esposizione della targa. La targa è ubicata all'ingresso. Allora, prima di muoverci, invitiamo gli studenti, tranne gli studenti della quinta Bitecno, tutti gli altri possono ritornare in classe. Yeah.